Io mi sveglio all'una tutti i giorni che non c'è lavoro. Stavo lavoricchiando, facendo il gommista, ma mi è scaduto il contratto. Come trascorrete quelle giornate? Uscendo qui, stando con gli amici, andando al bar, quello che si fa maggiormente. Di questo gruppo nessuno lavora? No, quasi nessuno. Gli economisti li chiamano NEET, giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano, non studiano e non seguono neppure un corso di formazione. Nel medio campidano si registra un record che non fa ben sperare per il futuro. I ragazzi si sono già arresi, quasi il 50% di loro passa le giornate a far nulla. Nei paesi di questa zona della provincia di Cagliari la situazione economica è a livelli da allarme rosso. Il nostro viaggio inizia da San Luri. Gli impegni di questo pomeriggio? Io devo vedere la ragazza questo pomeriggio, a parte questo altri impegni non ne ho. In questo pomeriggio usciamo con gli amici, andiamo al bar, un po' in piazza, chiacchierare. Nessun impegno insomma? Tempo, no. Lavoro mai? Lavoro alla ricerca, ma qui ho in nero, a giornate, in campagna, altro niente. C'è qualcuno che il lavoro lo trova anche se fa poco tempo? Cosa stai facendo tu in questo periodo? Sto andando a tosare, siamo una squadra di tosatori, però lo facciamo per 2 mesi e mezzo all'anno, poi rimani fermo e non fai niente. Qui siamo a Serrenti, le strade sono quasi deserte e questo ragazzo trascorre la mattinata ad ascoltare musica nei giardini pubblici. Qual è il programma della tua mattinata? Vabbè, diciamo all'incirca niente, diciamo uscire un po' e vedere un po' chi c'è in giro. Il pomeriggio invece? Pomeriggio invece uscire è la stessa cosa, magari uscire un po' in qualche parco o al bar. Quello che si dice sui giovani del campidano è abbastanza fondato, perché il lavoro è poco, molti lasciano il paese per andare a cercare lavoro all'estero. Chi resta? Come trascorre la giornata? Magari arrangiandosi con qualche giornata in campagna. Si sono un po' arresi i giovani del medio campidano? Sì, qualcuno si è arreso, qualcuno si è adagiato su questa situazione. Non c'è più la voglia di creare, cioè siamo demoralizzati secondo me.